Vittoria convincente del Cedi al Lido de Pini contro la Virtus Nettuno. In una partita che scorre via tra lunghe pause e brividi improvvisi, parte bene il Cedial. Al sesto minuto, progressione del capitano ascente che vede il taglio dell'accorrente Ottolini, ma il tiro è alto. È monologo Cedial, lancio in profondità di un ispiratissimo ascente verso Greco. Il portiere, in uscita disperata fuori area, evita il peggio. Alla mezz'ora, la svolta. Calcio di punizione per il Cedial. Conclusione di Greco, respinge la difesa, arriva ancora ascente, cross al centro, poi ancora numero di Panicci sul vertice destro dell'area e l'arbitro fischia calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Panicci parte con freddezza e firma l'1-0. Nella ripresa il Cedial suggella la vittoria. Al primo minuto calcio di punizione di Greco. Ottima parabola per l'accorrente Panicci che di testa trova un gran gol. 2-0 per il Cedial Lido de Pini e doppietta personale per il match winner Panicci. Alla mezz'ora il non entrato Felicini spreca un ottimo contropiede per il Lido de Pini tentando un'improbabile giocata con un pallonetto da centrocampo. E il Nettuno ne approfitta e quasi a sorpresa di mezza le distanze. Errore difensivo del Cedial. Palla al giovane Padula che da solo davanti al portiere cerca e trova il gran colpo. Splendido cucchiaio ed è 2-1. Il clima si scalda, il Cedial tenta di addormentare il match con un prolungato possesso palla. Il Nettuno tenta tutto per tutto, tiro cross dalla destra di Collo, traiettoria beffarda e palla che scheggia l'incrocio dei pali. Ma è tutto inutile. Nel finale, angolo per il Cedial Lido de Pini, palla ribattuta, Felicini fa partire un tiro secco, potente e preciso ed è 3-1. Finisce così, cala il sipario sul match pre-Halloween della Nettunense. Ma se il Nettuno non vede le streghe, il Cedial vede la vetta. Il nostro obiettivo è evitare la retrocessione adesso, poi piano piano vediamo. Un po' di attenzione sui calci da fermo, che abbiamo preso 2 gol, purtroppo sempre questo qua ci penalizza. La tua doppietta ha suggellato un'ottima prestazione individuale e di squadra. Diciamo che ci voleva, visto che venivo da un anno di inattività, quindi è servita soprattutto alla squadra per vincere la partita. Speriamo che noi ogni domenica comunque cerchiamo di vincerle tutte fino alla fine.